Sabato 5 marzo 2022 vi parlo dal Centro Espositivo Berti di Sesto Fiorentino per presentarvi una mostra dal titolo Materia Viva. Ne è protagonista Maurizio Mastro Matteo, un giovane ma non giovanissimo perché siamo alla soglia dei 50 anni artista che colpevolmente solo ora proponiamo ai nostri telespettatori, perché vedendo la qualità della mostra che vi stiamo per proporre, ovviamente la colpa di questo ritardo è solo ed esclusivamente mia, però oggi è stata una piacevolissima sorpresa essere qua a vedere queste opere che ora lui stesso presenterà ai nostri telespettatori. Sono opere di scultura e ci sono anche opere appese alle pareti, e ci spiegherà ovviamente Maurizio qual è il legame fra le due forme d'espressione artistica, quale è venuta prima, quale è venuta dopo. E poi ricordiamo che lui è cresciuto in una bottega importante, quella dello zio Paolo Staccioli, che è uno dei maggiori scultori ceramisti italiani, e quindi insomma è già un bel vantaggio. Però tu mi dicevi prima di iniziare questa intervista che la folgorazione è stata molto molto prima, fino dalle elementari. Vuoi raccontare, visto che è la prima volta che abbiamo il piacere e l'onore di poterti intervistare, raccontare ai nostri telespettatori come è nata la folgorazione e poi ovviamente quanto ha influito stare a bottega come si stava nel Rinascimento dallo zio Paolo? Allora, la folgorazione è nata per l'appunto osservando mio zio dipingere quando io era ancora un bambino. Io mi mettevo accanto a lui e disegnavo, scarabocchiavo, ero affascinato dalla creatività in genere da che ho memoria. Quindi ho iniziato con i primi disegni, acquerelli, oli, qualunque materiale mi trovassi davanti l'utilizzavo. Questo è continuato fino ai 20 anni circa, in cui ho cominciato a dipingere grossi legni, tele, qualunque materiale in maniera informale. Poi è successo che appunto di nuovo mio zio è passato alla ceramica e ha riscoperto questo colore particolare che sono dei lustri metallici cangianti alla luce, iridescenti, bellissimi. Osservando il suo lavoro, insomma, ne sono rimasto subito affascinato e ho cominciato anch'io. Ho cominciato anch'io con le prime cose, ho cominciato a fare dei mosaici all'inizio, poi dei vasi, poi delle prime piccole sculture, poi delle sculture più grandi e così via. Il lustro ovviamente è una componente importante del mio lavoro e questo lo devo a lui. E rende le sculture sempre diverse a seconda dell'illuminazione, del momento del giorno. Poi, a parte il lustro, c'è la componente materica che è un'espressione mia assolutamente personale, nel senso che da un po' di tempo ho colpevolmente smesso di informarmi molto sull'arte perché ho un po' di timore di rimanerne troppo influenzato e quindi mi muovo liberamente, mi muovo anche istintivamente. E ciò che viene fuori è il frutto del momento, un prodotto dell'attimo che sto vivendo e quindi è più o meno sempre diverso ed è una scoperta più o meno sempre. Maurizio, se da un maestro pure importante come tuo zio si può imparare la tecnica, ovviamente i contenuti sono del tutto personali, ognuno li sviluppa come il suo istinto creativo gli suggerisce. Entrando nel Centro Espositivo Berti, il visitatore si trova di fronte un esercito di fanciulli e fanciulle. Ora non so se sono pensierosi perché stiamo vivendo periodi non rosei, oppure se è una tua caratteristica e li hai voluti ritrarre in questo modo perché c'è alle spalle una riflessione esistenziale più che artistica. Sì, allora le figure sono generalmente sempre più o meno pensierose perché sono un po' il frutto dell'inquietudine dei tempi. Spesso dipingo adolescenti o giovani assorbiti nei loro drammi, nei loro momenti difficili, nelle loro fasi evolutive. E questo mi piace ritrarli appunto in questi momenti di assorbimento in se stessi, di riflessione, di pensiero, e questa è un po' una caratteristica generale della mia scultura. E poi invece nella pittura il discorso cambia un po'. Con questa tua risposta hai introdotto la successiva domanda che ti volevo fare: qual è il filo rosso che lega
le tue sculture alle opere che tu hai affiancato, anzi sono sullo sfondo delle opere, diciamo, sono quasi il naturale scenario che le abbraccia e le coinvolge. Filo rosso sì, c'è, nel senso che sono sempre figure in bilico, alla ricerca di un equilibrio e volendo anche di se stessi. Però mi diverto nella pittura a cercare un linguaggio completamente diverso, mentre nella scultura uso colori accesi, forti, drammatici e illustri per l'appunto, nella pittura mi muovo su toni pastello, almeno adesso, non in precedenza, toni pastello, figure morbide, figure a volte pensierose, a volte nell'attimo, e ciò che li accomuna forse è una specie di simbologia interiore, personale, che a volte avrei la pretesa di renderla universale, ma insomma la simbologia, sì. Allora informiamo i telespettatori che venendo a visitare la mostra troverete in distribuzione anche il catalogo che l'accompagna, all'interno del quale sono riprodotte le opere che vedrete in esposizione al Centro Berti. Vorrei che Maurizio, prima di concludere il servizio, invitasse direttamente i nostri telespettatori, perché credo che lui sarà presente quasi tutti i giorni qua in mostra, e per questo ovviamente sarà necessario ricordare gli orari di apertura al pubblico e soprattutto, se c'è un giorno settimanale di chiusura, segnalarlo per evitare un inutile viaggio fino a Sesto Fiorentino. Allora, la mostra è aperta tutti i giorni, il pomeriggio dalle 16 alle 19 e il fine settimana, quindi il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.